la società egiziana con le sue contraddizioni e le sue tensioni in un'opera che è già diventato cult. Raccontare la quotidianità di una metropoli difficile e lacerata quale è il Cairo attraverso il linguaggio del fumetto. Magdi El Shafi vi è riuscito e il suo Metrô è, a buon motivo, considerato il primo esempio di graphic novel nel mondo arabo. L'uscita di Metrô in Egitto ha un'importanza rilevante sia a livello storico che artistico. Esce nel 2008, anno di contestazioni, di rivolte, anche se tutte moderate a seconda del paese, che è un paese oppressivo. E nel 6 aprile 2008 c'è quella che è stata chiamata la protesta del pane, lo sciopero bianco, nessuno è andato a lavorare. E questo anche viene descritto in Metrô, ha un'importanza artistica perché è la prima graphic novel egiziana e in generale anche del mondo arabo. L'idea di raccontare la realtà ebbe molto tempo fa. Ero nella strada più famosa del Cairo, la 26 luglio. Vidi l'aggressione, forse era per motivi politici o religiosi, contro una persona isolata, ma io non potei far nulla. Pensai a lungo a questo episodio molto brutto e sentii in me un senso di profonda negatività e ingiustizia. Da lì maturò via via l'idea di fare qualcosa contro questo potere, contro questo tipo di situazione. Metrô quindi rompe le linee, rompe la tradizione che c'era prima in Egitto, producendo una cosa del tutto inedita e nuova, che è una graphic novel, quindi un romanzo a fumetti per adulti. Ed è una graphic novel diretta al popolo, perché comunque i dialoghi sono scritti in dialetto ed è una storia di immagini, quindi comunque è facilmente seguibile da chiunque, anche una persona che abbia una cultura non troppo elevata. Uno spartiacque importante è la data del 6 aprile 2008 e le successive manifestazioni di piazza. Lì sentii che c'erano diverse voci che condividevano il mio stesso sentimento. Fu anche la prima uscita dei blogger, giovani che via internet danno voce all'opposizione laica, un fatto importante per la società egiziana. Metrô ha una trama che è per certi versi irreale, ovvero si colloca nell'immaginario dell'autore, in quanto c'è questa amicizia tra Shihab, che è il protagonista, un ingegnere classe borghese, e Mustafa, che invece è appartenente alla classe bassa del popolo, e quindi in genere questo non avviene in Egitto, al Cairo, ma in generale in questi paesi. Però d'altra parte abbiamo una storia assolutamente reale, perché si colloca all'interno di queste immagini, questo tratto molto elegante ma anche tagliente di Magdi El Shafi, che fa vedere degli scorci del Cairo, le strade, i personaggi che popolano questa città, questa megalopoli, che vanno dal lustrascarpe, appunto, che è Wannas, il personaggio preferito di Magdi, fino ad arrivare a Shihab e anche personaggi politici. Il Cairo dei nostri giorni, quella che racconto, è una città dalle profonde differenze sociali. Qui ci sono persone molto ricche ed altre molto, molto povere, che spesso non hanno contatti tra loro. La storia che io racconto è però diversa. Certamente è una storia a fumetti, ma vi è un legame, un sentimento che lega i due protagonisti. Uno dell'alta borghesia, l'altro un povero. Questo è il valore aggiunto di Metrô, che essendo un fumetto può creare, inventare una realtà diversa e diciamo pure auspicabile. Metrô è uscito appunto nel 2008 in Egitto e ha riscosso in realtà un grande successo, perché è rimasto nelle librerie, nei bookshop solamente 3 mesi, era stato tirato a 1500 copie ed è una cifra diciamo medio-alta per l'Egitto, e in 3 mesi ne erano rimasti 250. Ne erano rimasti 250 perché? Perché lo sappiamo. Perché in quella data la polizia ha fatto un blitz nella casa editrice di Metrô, che era Dar el Malamih di Mohammed Sharkawi, e ha ritirato le copie restanti, e quindi sappiamo con esattezza quante erano. Ok,
L'ambiente in cui si svolge Metro è quello della vita quotidiana, con un particolare desunto dalla realtà, dove esistono persone estremamente positive che fanno del bene, ed altre estremamente negative che si oppongono in molti modi ad una vita migliore per tutti noi. Un esempio si trova nel dialogo tra Shaib, ingegnere, e Mustafa, operaio disoccupato, dove si dicono: la prigione in questo paese è fatta per i poveri e tu stai per diventare ricco. Posso dire che la voglia di cambiare c'è, emerge, ma poi il governo, diciamo noi, mette tutto nel frullatore. Così non si capisce più nulla, a vantaggio del potere.